Ciao ragazzi, io sono Red e no, non è che non mi lavo, ho la stessa maglia perché abbiamo girato 3 video dietro fila. Oggi recensiamo una grandissima figata, la PPQ M2 Navy Duty Kit, ovvero la mia prossima pistola. Let's go! Bene, la prima parte del kit che vi presento è ovviamente la valigetta. Al cui interno troverete pistola, silenziatore e caricatore. È molto figa, anche perché è in plastica abbastanza dura. E c'è anche la possibilità di chiuderla qui con un lucchetto, nel caso non vogliate che qualcuno la apra e si spari in faccia. Andiamo ad aprirla. Ta-ta-ta-ta. Al suo interno troveremo ovviamente la PPQ pistola, veramente veramente molto molto figa ragazzi, a me piace tantissimo. Un caricatore, funziona a bombole di CO2, quindi non la caricherete col gas ma ci metterete direttamente la bomboletta all'interno. E silenziatore con loghi serigrafati, eccetera eccetera eccetera. Adesso passiamo a vederla montata. Prima di procedere a parlare di tutte le componenti interne vi faccio vedere questa cosa. Svitando in questo senso il copritappino si rivela la filettatura del muzzle, ovvero dello spegnifiamma, che vi permette poi di andare ad avvitare a sua volta. Molto figo anche che ci sia segnato la direzione di avvitamento sul silenziatore. Voi possiate andare a montare il silenziatore in questa maniera e non ci sia quindi la filettatura scoperta, che è abbastanza bruttina da vedere. Allo stesso modo non avrete bisogno di un adattatore per montare il silenziatore sulla vostra pistola, a differenza di quello che succede normalmente con le Glock della VE, eccetera eccetera eccetera. Va bene, parliamo un po' delle caratteristiche della nostra PPQ. Allora, è ovviamente una splendida e devo dire anche veramente ben fatta rivisitazione della PPQ originale. Ha un fusto in polimero ergonomico e un carrello in metallo. Allo stesso modo anche gli ingranaggi interni e la canna sono in metallo. Devo dire che è estremamente gradevole, solida, ma soprattutto ergonomica al tatto. La mano ci si blocca intorno e la sento veramente molto salda come impugnatura. Provvista di una slitta per accessori frontale subito sotto la canna per poterci attaccare torcia, mirino, eccetera eccetera eccetera. Come potete vedere è completamente ambidestra, tasto di rilascio del caricatore, sblocco del carrello e anche questo tastino che vi serve poi per rimuovere completamente il carrello e accedere alla canna e all'opac. Per comodità adesso ve la smonto e vi parlo un po' delle caratteristiche tecniche. Come detto, la pistola è a CO2, il significa che basterà andare a svitare questo tappino sotto il caricatore e bisognerà metterci all'interno delle bombole di CO2 per farla funzionare. È ovviamente scarrellante, quindi ci sarà sia il rinculo che appunto il blowback. La modalità di sparo è sicura e colpo singolo, ovviamente. È provvista di licenza ufficiale della Walther. Molto figo anche il logo PPQ qui in basso e anche sul carrello. La slitta della canna di cui parlavo prima è da 20 mm per gli accessori, ovviamente. Il colore della pistola è black, mentre il corpo è in fibra di nylon. Il peso della pistola è di 760 mm, mentre la lunghezza, ovviamente montata e non smontata come la vedete qui, è di 196 mm, più i 200 mm di silenziatore. L'op-up è ovviamente regolabile, come in tutto questo genere di pistole, basta andare a girare questa piccola rotellina e andrete a regolare anche l'op-up. All'interno della confezione troverete, oltre ovviamente alla PPQ, quindi corpo pistola sempre non smontata ragazzi, un caricatore da 22 colpi a CO2, quindi questo bad boy qui, un silenziatore da 200 mm e la valigetta con custodia rigida molto molto figa. Adesso passiamo alla prova di tiro e vediamo come performa questa bastona. Va bene ragazzi, adesso vediamo come si fa a sostituire la bomboletta di CO2 dal caricatore. Come potete vedere qui c'è un bellissimo attacco brugola, se me lo mettesse a fuoco sarebbe anche molto meglio. Voi prendete la vostra brugolina, la inserite dentro il buchino, lo svitate. Forza di girare, voi andate avanti a girare, questa si apre. Prendete la vostra bomboletta, ce la mettete dentro o togliete quella che c'era prima e poi richiudete. Chiudete in fretta perché sennò esce. Una volta che l'avete chiuso potete rinfilare dentro, scarrellate e la pistola spara. Va bene ragazzi, vediamo come spara questa bellezza.
Bene ragazzi, per queste conclusioni sarò molto breve e molto conciso. Trovo che questa pistola sia incredibile. È estremamente compatta, estremamente ergonomica, ma soprattutto il rinculo che si prova nello spararci è veramente veramente figo. Si sente proprio un suono secco nel tenerla in mano, che mi ricorda molto una pistola vera. Inoltre la possibilità di avere una valigetta rigida in cui tenerla, con addirittura tutti gli incastri per mettercela dentro, fa la sua sporca figura in campo. La trovo inoltre estremamente pratica, quindi sia comoda da tenere in una fondina nel tattico che in una fondina cosciale. Per quanto riguarda il silenziatore invece, questo non vi impedisce di giocare in maniera tattica, tutt'altro, non va a sbilanciare più di tanto la pistola, sarà necessario un po' di pratica per evitare che i colpi vi partano chissà dove, ma anche esso è fatto veramente bene, senza parlare poi del fatto che, avendo filettatura già montata, il silenziatore balla veramente poco e si incastra giusto preciso. Ho avuto esperienze con Glock dove, montato un adattatore per silenziatore, questo si andava dopo un po' di colpi a svitare. Con questa non succede. Esso rimane infatti fisso e stabile davanti alla punta della pistola e, come ho già detto, fa la sua sporca figura in campo. Bene ragazzi, questo è indicativamente tutto quello che avevo da dirvi su questa bellezza. Se siete interessati a provarla, comprarla, spararci, montarci il silenziatore, infilarvi sul detto silenziatore in tasca, venite in negozio che siamo pronti a aiutarvi in tutti i sensi. Qui da Red è tutto e buone vacanze. Ciao ragazzi, no, una copertura per la filettatora del muzzle, e questo è duro, intanto, dai, e anche sulla slitta, carrello questo, lì. Bene ragazzi, per cambiare la, la inserite dentro il buchino, dentro il buchino delle bambine, c'era prima. Ciao! Ciao! Infilarvi sul detto silenziatore nell'ano.